Valenza in questi anni, qual è stata? Ma se non sbaglio è il 19° anno dell'edizione, il prossimo anno sarà il 20° e sinceramente ho partecipato dalla prima edizione, è sempre stata emozionante e spero che lo sia oltre il 20° anno. Vorrei presentare come fanno coloro i quali chiaramente avrebbero queste opere, una mia opera non certo originale, però chiaramente personalizzata sotto il profilo contenuto, e sarebbe esattamente il ristorante Piccolo Doge Bardolino, nel quale ovviamente vi sono contenuti tutti i piatti, eccetera, che ovviamente proponiamo noi. Ecco. Io direi a questo punto posso anche scomparire dalla scena, direi la mia parte l'ho fatta e spero chiaramente che abbia un riscontro per quanto riguarda l'afflusso dei nostri ospiti appunto al Piccolo Doge. Questo premio sarà un successo quest'anno. Comunque vada, sarà un successo, là c'è... Andrà benissimo, bravissimo. Per due motivi. Primo, perché è organizzato da un altro esame. E secondo, perché sono gli ospiti straordinari. Dopo c'è Angelo che ci dice la novella, cosa ci dice? Racconti, Angelo. Ottima. Come hai sempre fatto, dai, bisogna come dire, aumentare di reclame, diciamo, nei comuni di Bardolino. Ci daremo da fare perché diventi qualche cosa di nostro, bardolinese. Ecco, Dante Paretti, qua 19ª edizione del premio Riviera Lorenzo Oliver Vivellini. Non ridere. Cosa pensi di questa edizione del premio? Ma io so che ho mangiato bene questa sera, il premio sicuramente andrà in modo migliore. Dimostrazione 19 anni, quindi maggiorenne, vola da solo questo premio. Poi con Elisa dagli occhi blu sarà la grande. Complimenti invece a Torresani. Non arrivano mai col sempre un po' prima. Sono sempre staccati. Cogli l'attimo. Come faceva Canova. Come mai che vedi la rocca? Boia si muove. E loro che sono di qua. Sono a Bardolino allora che si bacia. Ho girato le mani. Dimostrazione che torna a Bardolino. Sono a Bardolino. Loro si baciano a Bardolino. È granata. Vorrei dire delle cose ma non posso. Comunque sono a Bardolino. Sono a Bardolino perché quest'anno l'edizione del premio la faremo a Bardolino. Ecco, allora siamo qua alla conclusione di questa serata di anteprima, diciamo, presentazione del premio alla giuria, l'incontro tra comitato organizzatore e giuria. È stata una riunione proficua in cui abbiamo presentato gli elaborati e abbiamo discusso sui premiati che verranno nominati fra circa due settimane nella pubblica conferenza stampa, e il premio non è solo di Vivellini, quindi ha avuto quest'anteprima prima al ristorante Piccolo Doge di Bardolino. Se non c'è che dire, che adesso abbiamo Claudia Farina come premiata speciale con la loro Riviera, e faremo comunicheremo i nomi dei premiati come premi Lorenzo Oliver Vivellini nelle prossime settimane, verso il 15 di giugno prossimo, 21. Quindi buona serata anche a noi e buona serata a tutti anche a voi. Arrivederci.